splende oggi l'ora solare. Bentrovati, grazie di essere con noi. Meno male che siete con noi, perché? Perché torna a trovarci un grande, meraviglioso amico. Amico dell'ora solare, amico di tutte quelle persone che leggono i suoi libri, guardano i suoi film, gli devono tanto. Perché quando una persona è così generosa da essere Enrico Vanzina, è una persona perfetta! Eccolo! Bentornato a casa tua, bentornato! Ciao! Da lontano ma bacio! Hai fatto fare un'entrata in scena strepitosa. Io devo fare Enrico Vanzina, così. Ed è solo l'inizio, maestro. Ecco. È solo l'inizio, perché ho messo anche, è anche giornalista, lui è tutto, ma che ve lo dico a fare? E ha fatto un regalo a tutti noi, anzi l'ha fatto anche Harper e Collins, a cui facciamo sinceri complimenti. Ha scritto un diario diurno. Ed è proprio un diario, Enrico. È proprio un diario. Sì. Ed è bellissimo. Ti ringrazio. Bellissimo. Ti ringrazio. Sai, il diario di solito si fa a 18 anni, a 15, a 16. Io, siccome sono diventato il vero caso di Benjamin Button, che sono nato vecchissimo, ma sto diventando sempre più giovane. È vero. Ho fatto molti anni dopo quello che avrei dovuto fare a 18, in cui invece vivevo e basta. E sì, vivevi, ma vivevi... Vivevo, lavoravo per già, la gioia di tutti noi. Esatto, sì. Esatto. È un diario, il diario è evidentemente ispirato alla persona che ho conosciuto, ho avuto questo privilegio, certo, che è Ennio Flaiano, che ha scritto uno dei più bei libri del dopoguerra, che si chiama Diario Notturno. Sì. Ispirandomi umilmente a lui, ho cominciato a un certo punto ad annotare le mie giornate e piano piano mi sono reso conto che stavo annotando le mie giornate, ma in realtà stavo annotando le nostre giornate. La vita. La di vita. Tutti noi. Il più bel racconto di tutti è il racconto della vita, quello che tu vedi tutti i giorni. Se hai la pazienza, la forza, la tenacia, la sera tornando a casa di metterti lì ed annotare, alla fine l'accumulo fa qualcosa di molto utile e secondo me che tocca molto il cuore. Allora, io vi suggerisco seriamente di leggere questo diario, perché ha tante qualità. A volte è soltanto una riga, ma che riga. A volte è un racconto sul quale tu puoi tornare, perché come tutti i diari lo leggi dalla prima all'ultima pagina, poi dopo apri a caso una pagina e trovi nuovamente quello che avresti voluto trovare in quel momento. 10 anni fra due grandi crisi, partiamo da quel difficile 2011, arriviamo fino alla pandemia 2021, c'è tutto lì dentro. Come sei riuscito a rimettere tutto quanto insieme? Ma guarda, io non è che avevo un diario proprio con scritto caro diario. Col lucchetto. No, questo non c'era. Però siccome la mia vita è scrivere, sì, non solo, ma insomma, beh, sì, principalmente sì, sì, scrivere, fogli, foglietti, computer, qualche quaderno, uh-huh, e con pazienza sono tornato indietro. Sono tornato indietro, ho probabilmente fatto qualche piccolo errore di data talvolta, spero di no, siamo stati un po' attenti anche quando abbiamo riguardato, ma ti dico la verità, mi entusiasma, non è un'autobiografia, assolutamente. No, assolutamente no, è un diario. Sai che le autobiografie sono terribili, io le detesto, perché di solito chi scrive l'autobiografia parla di se stesso ma in mente un altro. Questo è molto Flaiano, bravo. Grande Enrico. È vero, parla di se stesso, ma sta pensando, sì, a un altro, si immagina. Per cui riaggiusta persona la storia, no? Ma sì, questo invece è fedele. Mm. E anche dal punto di vista proprio della scrittura, non ci sono mediazioni, sono impressioni quotidiane. Spero scritte decentemente da uno che scrive. Scritte splendidamente da uno che sa scrivere. E sentite, noi facciamo una cosa, proviamo a fare una sorta di giro del mondo di Enrico Vanzina. Non possiamo che partire da Roma. Roma, Roma, Roma. Ui, la mosca, a Roma. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fai e di Roma, 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 e qui c'è tutto. C'è soprattutto il mio amico del quale parlo, Armando Troioli. Caro.
Ne parlo poco perché nel libro parlo di tante persone che se ne sono andate, ma Armando è centrale. Il primo film che abbiamo fatto con Carlo ci ha fatto la musica lui. Sì. E l'ultimo film che lui ha fatto, gli abbiamo fatto fare la musica noi. Armando Trovajoli, che è Roma, che è il maestro ovunque tu sia, un miliardo di baci, un miliardo, perché uno solo non basta. E sapete, in questo diario diurno c'è la bellezza del racconto. È chiaro che anagraficamente poi venga un tempo in cui gli amici se ne vanno via, però tu riesci a dare a tutti quella vivacità, quel momento, quel ricordo. E Roma è la tua città, anche se scopriremo che non esattamente da Roma arrivava il grande, meraviglioso, unico papà, Steno, stupendo, a cui dobbiamo dire mille milioni di volte grazie, però Roma è la tua e la vostra città. Eh sì, io sono innamorato pazzo di Roma, come diceva proprio Fraiano, spesso voglio andarmene, appena sono fuori non vedo l'ora di tornare. Ecco, sì. È una città che ti avvolge, che ti permette di vivere anche le tue debolezze. Vuol dire, questa è la forza di Roma. Ci sono delle città che sono eticamente più forti, allora tu sei costretto continuamente a fare... Non ti perdona troppo Roma? Non assolve, però. Ti perdona, ma certo che ti perdona, perché Roma ha perdonato anche la sua storia, ha perdonato il suo passato. Parte da talmente lontano che tu sai che c'è una persona che ne ha viste tante e può permettersi di perdonarti anche a te. Voi pensate, lui parla così, pensate quando scrive, e pensatelo in braccio in questa fotografia al papà, e sono i due piccoli, sì. I due piccoli, Vanzina due e babbei, quella... Due babbei. Non due babbei, siete due angioletti, in braccio a quel genio di vostro padre. Eravate sul set di Un giorno in pretura? Esattamente, questo era il set dove Peppino De Filippo faceva il giudice, sì. E si avvicendavano vari personaggi, Walter Chiari, Sofia Loren e soprattutto Alberto Sordi. Qui oltraggio al pudore, gli aveva fatto il bagno nudo nella Marana, certo. E viene giudicato da Peppino, e c'è uno dei pezzi più belli della storia del cinema italiano comico, che poi diventerà ancora un'altra cosa, sì, sempre tale, grazie tale, a papà, sì, perché tale fu il successo di quel personaggio, di questo pazzo romano che si crede americano, che subito dopo fecero un americano a Roma. Sì, va bene, tutti in piedi. Totò, guardate, ci sono tutti. Totò, c'è Gary Cooper. State sedute, signore, c'è anche Gary Cooper in questo libro e nei suoi incontri. Totò, il principe. Che cos'era stare accanto a quest'uomo? Racconto delle cose di Totò nel libro. Totò nella vita era il principe de Curtis, non era Totò. Ed era un signore elegantissimo che girava i parioli con una Cadillac che allora faceva molto effetto, con delle tendine. Era un uomo molto riservato che ogni tanto ci invitava. Ecco, io qui sono sul set di Guardie e Ladri. Sei sempre tu, set di Guardie e Ladri. Enrico Vanzina. E questo signore elegantissimo ci invitava ogni tanto a prendere il tè a noi bambini ed era sempre molto gentile. Un giorno andai a trovarlo sul set, avrò avuto 7, 8, 10 anni, 9 anni. Papà stava girando il Totò Diabolicus, dove lui faceva tantissimi personaggi. Il giorno in cui sono andato con mamma a trovare papà, lui era vestito da donna, faceva una nobile donna, per cui c'era Totò e mi fece molto effetto, perché io ero abituato a vederlo al tè vestito da principe di Curtis. E allora lui si avvicinò a me, dove è finita la scenetta, che col Chuck, e c'erano queste sedie, ero seduto in una sedia di papà da regista, sai, quelle pieghevoli. Lui si è seduto vicino a me e mi ha detto: come mi diverto a fare Totò. Mamma mia! Allora, signori, trovate tutto questo e molto altro. Arriviamo tra un attimo. Enrico Vanzina, Diario diurno, un libro da amare. Prima ancora di iniziare a leggerlo, da amare. E vedrete poi, pagina dopo pagina. Arriviamo tra un attimo. Che meraviglia! Che meraviglia! Questo è Diario diurno, Harper & Collins, stupenda anche la copertina, ma la copertina promette il contenuto, perché l'ha scritto Enrico Vanzina, e quindi c'è questo cielo stupendo con una nube bianca. Eravamo rimasti a Totò. Totò, grazie al... Tu devi il tuo ingresso al cinema, tu volevi fare lo scrittore, e se vede, detto proprio alla romana, no? Se vede e se sente. Se vede e se sente. E di fatto tu... sei diventato scrittore di film, oltre sì. Che di libri.
Sì, soprattutto all'inizio, soprattutto è stata la mia vita. Io ho scritto 122 vita. Film realizzati. Salute, realizzati. Dei quali 60 con Carlo e 60 con altri registi, tra i quali anche mio padre, Dino Risi, insomma, vabbè, tutti i grandi registi italiani, sì. Attuata. E scrivere è stata l'unica cosa forse che sapevo fare molto bene, perché io ho cominciato facendo il pianista. Facevo il pianista di piano bar che mi divertiva molto. Poi a un certo punto ho capito che sarei diventato il 5002 come pianista italiano e sapevo scrivere e sono finito lì. Ed è stata la forza della mia vita, però la gioia della mia vita, la salvezza della mia vita. Scrivere è la cosa più bella del mondo. E sarà anche la gioia della nostra vita, caro Enrico, quanto ti e vi dobbiamo. E poi c'è una pagina, scusate, mi metto dritta, dove lui ha visto Gary Cooper. Quando sono arrivata a quella pagina ho detto, non è... Che meraviglia! Tu hai visto Gary Cooper? Sì, Voi avete visto Gary Cooper. Dà anche un senso della mia età. No, ma che c'entra? Tu sei un ragazzo, abbiamo appena detto certo, che andiamo all'indietro. Sì. No, Gary Cooper era l'idolo di mio padre, perché mio padre era molto elegante, era molto spiritoso, era molto simpatico, ma soprattutto era molto elegante, amava moltissimo le persone eleganti. Lui aveva due idoli, uno era Fred Astaire, era proprio pazzo di Fred Astaire, e Gary Cooper. E un giorno ero piccolissimo, stavamo in centro e lui l'ho visto tremare e con la mano tremante mi ha indicato, quello è Gary Cooper, Enrico, ricordatelo, quello è Gary Cooper. Io ho questo ricordo di quest'uomo meraviglioso che usciva da un negozio che si chiama Franceschini, che era un grande sarto, e lui si vestiva a Roma, perché si vestiva all'italiana. E questa eleganza di quest'uomo non la scorderò, ma c'è una cosa stupenda. Io quando ho conosciuto mia moglie, per cui tanti anni fa, è la prima volta che sono andato a dormire a casa sua, sono rimasi folgorato perché sul comodino lei aveva una foto di Gary Cooper in dinner jacket dal film Beaujest. Per cui ho detto, questa signora anche lei ama l'eleganza, forse andremo d'accordo. Le ragazze che amano Gary Cooper sono speciali, ora ve l'ho detto. Andrete d'accordo, e così è stato. Ma voi la conoscete a Rona? Noi ve la presentiamo con una canzone di Charles Aznavour. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Stava cantando e poi come continua? Je me voyais déjà au nom de l'affiche. Ma io sono pazzo di Aznavour. Tu pensi che quando una delle ultime interviste che è stata fatta su altre reti, sì, una mattina andai, lui stava a Parigi e io a Roma, io ero talmente emozionato che ricominciai a cantare una canzone in francese con tutte le parole. Lui mi guardava e diceva, ma chi è sto matto italiano? Qual era la canzone? Credo che sia... ce que t'es belle à regarder, tes bâtons bons sur tes chaussures et ton vieux peignoir mal fermé et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque fois comment as-tu fait pour me plaire, comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière, comme ça tu ressembles à ta mère. Lui è un mito. Io suonavo però. Pianoforte non ce l'avevo, prossima volta. Sì, prossima volta ci organizziamo. Next time. Che meraviglia. A Rona. Siamo in provincia di Novara. Sì, Piemonte per cui. Piemonte al limite con la Lombardia. Proprio. E da lì. Sul Lago Maggiore. Da lì arriva papà. Sì. Cioè, questa è una storia bellissima. Sì, papà arriva da un matrimonio curioso tra un giornalista che aveva un giornale, aveva fondato il primo giornale in Argentina, e una sciagurata contessa romana, la contessa Boggio, Giulia Boggio. Sì. Si incontrano su un transatlantico già abbastanza adulti. E come in Titanic si innamorano, ed è bello questo riferimento a Titanic perché poi nasce Steno, che è il cinema, e papà vive ad Arona, per cui su questo lago, che era il luogo di nascita di mio nonno, e ci vive fino all'età di 13 anni, poi 12 anni il papà muore e lui viene preso dalla contessa Boggio e lo porta a Roma, dove una vita di stenti papà la mantiene per tutta la vita, facendo tutto, cominciando a fare il giornalista, l'aiuto regista. E c'è un'altra figura importante nella tua famiglia, che è la figura di una zia. Sì, zia importante Laura. Soprattutto nella vita di papà. Sì, perché a un certo punto la mia nonna, la contessa Boggio, gettò la spugna perché non ce la faceva, perché spendeva tutto nei casinò.
e non poteva mantenere papà, e lui andò a vivere con questa zia Laura, che era una professoressa di matematica. Papà entrò era talmente povero che andava al Mamiani la mattina a piedi da via Savoia e tornava a piedi, non aveva neanche i soldi per il tram. Steno, signori, Steno, a cui noi dobbiamo, ma quanto gli dobbiamo? Me lo sentite ripetere molte volte questa cosa, quanto gli dobbiamo e quanto deve la città di Sorrento a questa famiglia. Proprio amore, 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 cuori, 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 Sorrento. Ora vi spieghiamo il perché. Tu me guardi con stocchi e passione, io te guardo e mi tremo ne mano, ma sì che sto battendo ne bene, ma sai dicerò bene care. Quindi, allora, qui mi tocchi su Peppino di Capri. Peppino di Capri, Sorrento, Sorrento che Sorrento è la patria delle cose belle sì. E allora, delle belle persone e dei viaggi di nozze esatto. Tra Steno e mamma Maria Teresa. E c'è questa storia bellissima che tu racconti di papà che cerca quell'albergo e quella stanza. Sì, papà durante la guerra nel 43 attraversò le linee insieme a Mario Soldati e Leo Longanesi e andarono a raggiungere gli americani a Napoli. E papà ha sempre detto che gli americani sono venuti a salvarci, per cui se noi eravamo riusciti a uscire dal fascismo era grazie a quei tanti ragazzi americani che sono morti qui da noi. E ha voluto fare il viaggio di nozze nell'albergo dove stava di base il generale Clark, capo delle forze armate alleate in quel momento. E io, siccome all'epoca il rapporto, diciamo, d'amore iniziava la sera del primo giorno del matrimonio, io sono stato concepito in questo albergo che è l'Hotel Vittoria di Sorrento. Devo dire che quando vado a Sorrento, e ogni tanto mi capita per ragioni di cinema e di... È facile per me perché inizio dicendo sono stato concepito a Sorrento e subito. Ma non però, è soltanto però, questo. Però che meraviglia essere stato concepito a Sorrento. Voglio dire. Perché è uno dei posti veramente più belli, più belli del mondo. Guardate che pupetto con il suo papà. Bello, bello, tutto pieno di latte. Elegantissimo come un principino, perché mamma e papà ci tenevano tanto. E chi lo doveva dire che questo pupettino qua sarebbe diventato questo gigante in tutti i sensi, Enrico Vanzina? Comunque è meravigliosa questa storia di Sorrento, molto molto cara a chi Sorrento la porta nel cuore. Nel cuore. Io sono adottata sorrentina, ma siamo qua per parlare di te. Tu parli anche di Capri, no? A parte che Sorrento si affaccia su Capri, c'è quella frase bellissima, com'è? Che quelli importanti... Allora, una volta mi fermò un fotografo, adesso cerco di ricordarmela. Sai quei fotografi che ti fotografano per strada? Io siccome ho passato la mia vita a Capri, sia da piccolo, poi mia moglie ha avuto addirittura un negozio, insomma ho fatto dei film, insomma un luogo dell'anima, certo. Anche quello. E lui per un momento non ero andato, perché mio fratello aveva preso una casa in Sardegna, ero andato in Sardegna, e lui mi fermò e mi disse, dottore, dice, guardate, dice... La Sardegna ci sono tanti nessuno che si credono qualcuno, invece Capri ci sono tanti qualcuno che vogliono sentirsi nessuno. Con buona pace della Sardegna, per carità, però insomma il senso, la filosofia era questa. E allora Sorrento, Arona, Roma, Londra, è Vanzina, mica ci fermiamo ai confini italiani, Londra. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. A Londra racconta nel suo diario diurno, edito da HarperCollins, Enrico Vanzina, 10 anni della sua e nostra vita, nostra storia, racconto un episodio di quel grande, meraviglioso uomo che era Paolo Villaggio. Cosa accadde? Ma io Londra la conosco bene perché sono della generazione proprio dei Beatles, è proprio la generazione mia, Londra mi ha fatto scoprire il mondo. Insomma, tanti anni dopo andiamo a Londra a fare un film con Paolo Villaggio, si chiamava You Don't Speak English. Noi giravamo nel Kent, per cui la sera tornavamo abbastanza tardi perché ci spostavamo,
e lui voleva andare a mangiare in un pub che si chiama il Buccaneer, Bucaniere, dove lui aveva avuto delle forti emozioni perché aveva conosciuto sua moglie, insomma, lui dice andiamo. E ci dicono che il ristorante chiude alle 9, noi prenotiamo, quella sera facciamo un po' tardi, arriviamo alle 9:01. Allora entriamo, diceva c'è un tavolo prenotato e questo ci dice too late. Dico scusate, sono le 9:01, too late. Insistiamo, too late, non c'è stato niente da fare. Allora, sconsolati, Carlo, Paolo ed io ci avviamo verso un altro ristorante da trovare, forse italiano, e nel silenzio Paolo Villaggio fa Capri, Ferragosto, ore 5 del pomeriggio, Antonio sta chiudendo la sala cinesca del suo ristorante. Io gli arrivo alle spalle e gli dico, Antonio, siamo 15, lui, non c'è problema, dottore. Eccolo lì, nel senso, ed è bellissima questa cosa. Questa è la grande differenza tra noi e lui. No, cioè, tu dici, noi abbiamo sì tanti... casini. Difetti, però... E su questo siamo... Non c'è problema, dottore. Paolo Villaggio, ci sono tanti nomi e tanti volti in questo diario, ribadisco, scritto a modo di diario, ma non per raccontare oggi mi è successo questo, vi racconto in ordine la mia vita. Riordinato in 10 anni di esistenza, non poteva che esserci lei, meravigliosa, nel film diretto da Carlo Vanzina, 1983, Virna Lisi, che tu, mamma mia, e uno si sente male a guardarla, perché tu giustamente dici bella, 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 bellissima Virna. Sì, insomma, io su Virna ho un debole perché l'ho anche conosciuta molto al di fuori del cinema, no? E noi abbiamo fatto 2 film insieme meravigliosi, abbiamo fatto Sapore di mare e Amarsi un po'. E, la sua bellezza però non era questa. La sua bellezza era questa sua capacità di trasmettere la bellezza, che è un'altra cosa. E la bellezza non è soltanto 2 occhi, 2 labbra meravigliose che aveva lei, questo naso perfetto. La bellezza è il modo di essere, il modo di porti con gli altri, il modo di veicolare anche come attrice i sentimenti. Lei era straordinaria. Lei prese 2 premi. Sì, per il molto importanti. Per il Sapore di mare prese sia il Nastro d'Argento che il Davide Donatello. Leggetelo questo diario, perché secondo me quando ha riordinato gli appunti lui li aveva tutti quanti accanto, lui Enrico Vanzina. Non sì, ci ma sono... questo è così, è proprio così. Non ci così. Sono dubbi, no? Sì. C'è una tenerezza in queste tue pagine, ma parli sì. di Mariangela Melato con una dolcezza, la poliziotta, lei fece questo sì. film. E io facevo l'aiuto regista, anche lì vinse Davide Donatello, era il figlio di papà, con Pozzetto e lei. Sì. E ci abbiamo avuto anche un piccolo flirt. Ho ancora tempo, no, ma rimane con noi ancora. C'è una pagina dedicata ad un signore che si chiama Ettore Scola. Così amato dal tuo papà, perché si mettevano insieme 2 cervelloni che avevano la dote dell'ironia oltre a quella di saper fare il cinema, no? Era ironico Scola. Sì, io mi ricordo benissimo Ettore quando sceneggiava proprio un americano a Roma che era giovanissimo, che veniva a casa la mattina ed era veramente giovane, per cui faceva anche molta simpatia. E anche lui veniva dai giornali umoristici. Anche lui ha cominciato come sceneggiatore e poi ha fatto il regista, che è la strada principe per fare questo lavoro. Un uomo di intelligenza superiore, di grandissima attenzione per i sentimenti degli altri, anche lui, basta pensare a Una giornata particolare, voglio dire, insomma, a parte i suoi capolavori, che insomma, secondo me c'eravamo tanto amati, è il più bel film della commedia italiana insieme al Sorpasso di Risi. Lui era un uomo speciale, era un uomo veramente speciale, e credo che chi comincia a fare il cinema di commedia dovrebbe studiarsi Scola bene, perché come scriveva e come lo realizzava, partendo da una scrittura tenace ma sul serio, di intelligenza. Una cosa che mi ero dimenticata di dire, avete dei nipoti, oppure siete voi ragazzi davanti al video, volete fare cinema? Leggetelo questo libro, leggetelo, perché chi vuole fare cinema da questo libro trarrà tanti spunti, chi ama il cinema trarrà tanti spunti, chi ama la vita, idem, e noi amiamo, nell'accezione più fraterna e più cara del mondo, Enrico Vanzina, che rimane con noi, non se ne va, arriviamo tra un attimo. Ce l'abbiamo detto anche a nome di tutto il gruppo là dietro, eh.
Questo è il diario diurno di Enrico Vanzina ed è tutto da leggere. Enrico, grazie di essere con noi. Grazie infinite, grazie di averlo scritto questo libro. Allora, un tuffo nei ricordi dell'infanzia. Enrico dice: io ho scritto anche della mia vita, ma nel mentre che lo facevo, 10 anni, 10 anni racconta questo libro, scrivevo la vita. Allora, nella vita capita di andare a Budapest. Non vi è mai capitato? Fatelo! Budapest! Andiamo! Budapest, perché Budapest è importante nella tua vita, maestro? Beh, è molto importante perché dovevamo fare un film con Carlo a Budapest e Carlo poi se n'è andato e ha chiesto al suo migliore amico che era Marco Risi di farlo lui. Per cui abbiamo, poco dopo che Carlo ci aveva lasciati, ci siamo trasferiti con una troupe con tanti attori italiani a Budapest dove abbiamo fatto un film e questo film abbiamo fatto con, pensando sempre che lo stava facendo Carlo. Certo. Per cui, insomma, ma poi, al di là di questo, insomma, è una questione personale, ma Budapest è una città magnifica, è proprio la vera Mitteleuropa, è dove nasce la grande commedia di Lubitsch. Certo. Le grandi commedie nascono dalla commedia viennese, e anche austro-ungarica, per cui è una città affascinante, veramente molto bella. Adesso io l'ho conosciuta, quando si fa i film li conosci le città. Sì, le conosci bene, ci entri. Carlo, noi lo citiamo sempre perché Carlo è Enrico. Enrico e Carlo, ve li immaginate davanti al Monte Rushmore nel South Dakota. Esatto. Tu lo descrivi benissimo questo momento. Cioè, qui proprio americani. Sì, eccolo. Ecco, vederlo dal vero tutto questo. Ma sai che noi abbiamo fatto un film, uno degli ultimi che abbiamo fatto insieme, che si chiama Mai Stati Uniti. Ed era un viaggio attraverso una parte dell'America e noi abbiamo proprio scelto di fare il film in quella zona per andare lì perché Carlo ed io siamo pazzi, pazzi di un film di Hitchcock che si chiama Intrigo Internazionale, dove c'è questo finale straordinario proprio al Monte Rushmore, dove c'è sai che lì c'è una delle cose più belle della storia del cinema. Ecco, chi vuole imparare il cinema ascolti un attimo questa piccola storia. Goldman, che è un grande sceneggiatore, racconta, cioè per spiegarvi come si fa il cinema, al finale c'è Cary Grant che prende Eva Marie Saint per mano e non si capisce se ce la farà a tirarla su perché lei sta sospesa e c'è un taglio e lui la tira su e stanno dentro un vagone letto. Ecco, quel taglio racconta tutto, non c'era bisogno di dire ah, se ce l'ho fatta, il cinema è questo, una mano, boom, stai da un'altra parte ed è salva. È il cinema, signori, è il cinema raccontato da Carlo ed Enrico Vanzina, che ha messo tutti in questo diario, tutto in un 10 anni, leggerete di Gigi Magni delle cose meravigliose, non possiamo raccontarvi tutto per un motivo, ve lo dovete comprare, dovete leggerlo, questo libro, il dovete, proprio dovete. Allora, regia lirica della Tosca di Puccini, in scena al Teatro di Torre del Lago, perché questo signore sa fare anche questo, e poi ci ha promesso una cosa, Enrico, questo è diario diurno, ci ha promesso una lettura. Sì, adesso la faccio, una cosa alla quale tengo molto. Anche noi ci teniamo perché molto. Perché arrivata la mia età penso che... si devono veicolare soltanto i sentimenti. E questo mi sembra molto bello perché poi 1 febbraio 2017, sono passati 24 anni da quando mia madre se n'è andata, 70 anni, troppo presto, troppo giovane. Era ancora bellissima malgrado l'età, di tutte le difficoltà che ho dovuto affrontare da allora, l'unica veramente triste è stata la sua mancanza. Ancora non riesco a abituarmi all'idea che non sia più qui con me. Mi manca non solo la sua presenza, ma soprattutto la sua protezione, che nasceva da un sentimento infinito. Adesso nella nostra famiglia sono il più grande e sento come il compito di dover proteggere gli altri. Ahimè, spesso non ci riesco. Ma il guaio vero è che chi protegge ogni tanto dovrebbe a sua volta essere protetto. Con me lo fa ormai solo mia moglie. Mia madre la sento ancora in alcuni odori che mi ricordano il suo.
la sento in alcune inflessioni di persone sconosciute che parlano un po' come lei, la sento nelle stagioni che passano e mi ricordano squarci di tempo vissuto insieme. La sento nelle vecchie canzoni, negli album delle fotografie, in qualche film che passa di notte. E talvolta la sento quando apro un cassetto e ritrovo piccoli oggetti inutili, ma che sono importantissimi perché li usava lei. Grazie. Grazie, Enrico. Perché Enrico Vanzina scrive: per tutti noi che non avremmo mai saputo dire la stessa cosa, ma la troviamo. Sto cercando di non piangere. È un esercizio di ingegneria idraulica, mi dovete credere. E invece stamattina, quando ho finito di leggere questo libro, ho scoperto di aver pianto anche tanto, di aver tanto riso e di aver detto: ti voglio bene, Enrico Vanzina. Come dice Verdone, la cosa è reciproca. diario diurno. E da questa bellissima storia, guardate questa storia, colpi di pedali. Guardate che donna, guardate. Grazie, Enrico.